Conferenza stampa, un mare da vivere. Ormai siamo arrivati a metà giugno, quindi abbiamo già tre assessori di grande competenza, quindi partiamo con la Camaioni. Allora, che dire, giustamente gli impegni sono tanti e anche gli eventi sono tanti. Tantissimi, quindi a partire da Anghio, che abbiamo presentato qualche giorno fa, poi ci sarà Benedetto Brodetto, tra il mare e le stelle la cena stellata al Molo Sud che vi abbiamo già presentato, la sfilata della CNA all'interno del Maggioni in cui verranno premiati anche i giovani stilisti, tornerà la Peri Street dopo qualche anno di assenza, e l'evento clou dell'estate sarà il Villaggio col Diretti a metà luglio, un grandissimo ritorno per la città di San Benedetto. Concisa come sempre, Lina Lazzari, che dire per il tuo assessorato? Tante cose. Quest'anno abbiamo un po' diviso gli avvenimenti fra letteratura, arte e musica. Letteratura con i luoghi della scrittura, con autori e nomi di grande spessore. Poi c'è l'arte con grandi mostre, una riconferma e un grande ritorno Marco Lodoli al Paese Alto, e poi la musica, molta musica da Nel cuore e nell'anima, che già conoscete quindi non vi dico, ma con altri interventi che vede San Benedetto in collaborazione con Ascoli Piceno, e quindi abbiamo il Cotton Jazz per esempio. Poi ci sarà un altro avvenimento a settembre con Piceno Festival, che avrà un'anteprima per la prima volta a San Benedetto del Tronto, e poi con il Vivaldi e la Gioventù Musicale ci saranno due avvenimenti che vedranno ritornare l'arrangiatore di Battiato e poi Michael Jackson, sempre al Paese Alto. Non per chiudere, ma giustamente lo sport avrà anche questo assessorato un ruolo prioritario. E dal punto di vista sportivo, ecco, abbiamo sicuramente il ritorno del Challenger di tennis dal 9 al 16 luglio, un evento centrale che conosciamo, ma quest'anno il livello anche dei tennisti presenti sarà anche superiore. E poi il test match di Italia-Romania allo stadio Riviera delle Palme, che vedrà il sold out sicuramente. Per quello che riguarda gli eventi, alcuni nei dettagli, ecco, ci tengo a dire che sicuramente abbiamo guardato a tutte le fasce d'età per quello che mi riguarda, e soprattutto anche a molte zone della città, anche quelle che notoriamente non vengono considerate, non erano considerate in passato come, diciamo, luogo di eventi. Un'altra novità, a mio avviso carina, che valorizza anche il borgo storico di San Benedetto, cioè tutta la zona Piacentini, Piazza Sacconi, è il Vintage Village, è tutto un villaggio dedicato agli anni 50, e quindi si tornerà indietro nel tempo con quindi tutto uno stile anni 50, musica anni 50 e quant'altro. Quest'anno abbiamo fatto un cartellone estivo veramente molto importante. Siamo soddisfatti perché è un cartellone che racchiude in due mesi, racchiude veramente tantissime cose. Va a soddisfare diciamo l'esigenza dei bambini fino a quelli più adulti. È solamente, ecco, un mare da vivere, quindi ci sarà una stagione veramente da viverla tutta e da non stancarsi. La bellezza di questa città è riconosciuta e quindi noi cerchiamo di sfruttare e di farla vedere in giro per l'Italia, per l'Europa e per il mondo.